Appuntamento natalizio presso la questura dell'Abate, un'occasione per fare il bilancio di un 2022 complicato, intenso, ma ricco di successi per le forze dell'ordine nella sesta provincia pugliese. Il questore Roberto Pellicone ha incontrato la stampa a ridosso delle festività, facendo un resoconto delle operazioni condotte in questi 12 mesi. Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo conseguito. Come sappiamo, questo è un territorio difficile dove c'è una forte incidenza della criminalità, sia comune che organizzata, quindi non è stato semplice operare. Però devo dire che il bilancio è estremamente positivo. Attività capillare in relazione ai fatti di cronaca nera che hanno colpito Barletta, ma anche presidi fissi e mobili per combattere lo spaccio di droga ad Andria e non solo, con l'aiuto del camper itinerante della Polizia di Stato. A ciò si aggiunge il costante interfacciarsi con la cittadinanza, con sportelli di ascolto e supporto psicologico per le violenze domestiche. Mi aspetto grandi e importanti risultati, ancora migliori, perché dobbiamo impegnarci sempre di più, non dobbiamo fermarci, con la passione che ci contraddistingue, con l'impegno che ci contraddistingue. Posso soltanto dire che ci sono dei lavori che sono stati completati da parte degli organi investigativi, speriamo di vederne presto il frutto. Presentato anche il nuovo calendario 2023, un anno che la questura dell'Abate si augura proficuo nel rapporto con i cittadini e l'intero territorio.